Buonasera A tutti, benvenuti a questo nuovo panel di Fimi. Eh, siamo molto contenti di vedere tantissimi ragazzi per questo importante incontro. Sicuramente, tra l'altro, tra questi ragazzi è probabile che ci sarà qualcuno che un giorno sarà seduto qua. O un ragazzo o una ragazza, sono sicuro. Lascio la parola a Francesco Prisco del Sole 24 Ore che eh, modererà questa, questa tavola rotonda e grazie ancora di esserci per questo importante. Punto sul mercato, grazie. Grazie Enzo, applauso. Allora, ben ritrovati a State of the Industry, appuntamento ormai tradizionale eh, della Milano Music Week, eh, che pretende di fare un po' il punto di tutto quello che è successo, lato economia e finanza nella discografia italiana nell'anno che si sta per chiudere e. Cerca anche un po' di individuare quelle che saranno le tendenze dell'anno che sta per cominciare. E lo faremo con. Parto da chi mi è più vicino. Lo faremo con Dino Stewart Buonasera. di BMG. Buonasera. Buonasera. Nobile etichetta del publishing e della discografia. Lo faremo con il CEO di Universal Music, Alessandro Massara. Buongiorno a tutti. Pico Cibelli, presidente di Warner Music. Buonasera a tutti. E in rappresentanza di Sony Music abbiamo Lino Principe, che è Director Digital and Business Development. Buon pomeriggio. Allora, com'è andato questo 2023? I dati, quelli che abbiamo disponibili, eh, dicono bene. Eh, sul primo semestre abbiamo una crescita del mercato in Italia di circa il 14% e tutto ci porta a dire che quello che si chiuderà a dicembre sarà il nono anno consecutivo di crescita per il mercato discografico. Ora vediamo se confermano o smentiscono. Sono successe numerose cose interessanti quest'anno per chi segue il settore. L'Urban si è affermato come nuovo mainstream. Questo è un dato di fatto, lo dicono i numeri, e ha trovato anche una declinazione interessante in chiave live. Ma i maestri sono vivi e lottano insieme a noi, come dimostra la maglia di Dino. È uscito il nuovo disco dopo un lungo silenzio per quanto riguarda il materiale originale dei Rolling Stones. Anche i maestri morti sono ancora con noi, lo dimostra il successo di Now and Then dei Beatles potrei continuare ancora a lungo, insomma c'è questo fantasma che incombe su di noi che si chiama intelligenza artificiale, insomma c'è l'artist centric che si sta affermando nelle piattaforme di streaming, ci sono una serie di temi interessanti che possiamo affrontare questo pomeriggio con voi, io partirei facendo a tutti i relatori la stessa domanda, quindi Uh, un bilancio dell'anno che si sta per chiudere lato propria uh, azienda e quali sono le aspettative per il 2024 partiamo da Alessandro Massara uh, per la nostra azienda è ancora un anno di, 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 grandi, di grandi successi per fortuna uh, devo dire che hai, tu hai spoilerato la gran parte dei temi uh, hai detto che l'hip hop è diventato mainstream eh, diciamo, è una tendenza che, che era già evidente negli anni, negli anni precedenti. Di sicuro, uh, quest'anno, per la prima volta, in maniera importante, eh, l'hip hop, che era sempre stato visto come un genere che non. Um, poteva arrivare alle masse soprattutto dal vivo, quest'anno ha dimostrato invece di poterlo fare. Eh, Travis Scott per esempio. Cosa? Travis Scott. Travis Scott ma a livello italiano penso soprattutto a Marageddon eh, con 85.000 vacanti a, a Milano e un po' di meno a Napoli, penso sì. a, al fatto che Sfera e basta ha instaurito in sette ore un San Siro, oggi ne ha aperto un secondo. Uh, per cui sono numeri di, di, di grandi artisti, per cui sicuramente l'hip hop ormai è, è sdoganato ed è una tendenza molto importante. Uh, di nuovo, anche quest'anno, Sanremo eh, ha dimostrato nuovamente di essere un, uh, molto importante per il settore. Uh, sono 4-5 anni che è ridiventato centrale nelle nostre uh, strategie, uh, grazie. Al, al fatto, probabilmente alle scelte dei direttori, degli ultimi due direttori artistici e al fatto che eh, i brani eh, funzionano prepotentemente sulle piattaforme eh, di streaming. E questo ci ha aiutato è diventato di nuovo un momento centrale della, eh, del nostro lavoro. Per cui diciamo che io lo vedo più che altro come un anno di consolidamento di trend che erano già presenti negli anni precedenti. Ottimo, e sul 2024 brevemente. Mm. Buona domanda. Il 2024 sarà l'ultimo anno di Amadeus come direttore artistico di Sanremo. E penso che questa sia l'unica certezza che abbiamo. Le sfide le, 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 le hai raccontate tu brevemente. Di certo dovremo affrontare il tema dell'intelligenza artificiale, lo deve affrontare il settore della musica il nostro settore industriale così come dovranno affrontarlo tanti altri eh, settori industriali e, e dobbiamo farci trovare pronti, eh, dobbiamo essere cauti eh, però non dobbiamo distanziarci, dobbiamo eh, sicuramente capire come possiamo usare gli strumenti della tecnologia per, eh, per continuare a fare business nel modo migliore possibile nel rispetto dei nostri dipendenti e dei nostri, soprattutto dei nostri, eh, dei nostri artisti. Questa è una sfida che sicuramente vedo. E, per il resto continuiamo a fare quello che facciamo sempre, firmare nuovi artisti promettenti, metterli sotto contratto, cercare di avere il più successo eh, possibile. Eh, per cui non, non vedo grandissime differenze rispetto al 2023. Perfetto. Pico. Allora per me è stato un anno particolare soprattutto per la nostra azienda perché come sai, diciamo, io sono una new entry, ho cominciato praticamente un anno fa, a dicembre farò un anno da presidente di Warner Music, quindi per noi è stato un anno di grande cambiamento. Diciamo che il cambiamento è partito attraverso il cambiamento del team quindi tra persone nuove che abbiamo assunto, student, quindi stagisti e giovani che abbiamo inserito nel team, stiamo parlando di 16 nuove entrate. Quindi diciamo che l'azienda si è concentrata prima di tutto sul cambiamento del team, e della struttura e dell'organico, e in secondo piano, ma solo per questione di tempo, non per importanza, abbiamo iniziato anche a lavorare sul roster e sull'acquisizione di nuovi artisti. Quindi diciamo che in realtà per noi è stato un anno di transizione che ha iniziato a darci degli ottimi risultati quest'estate con i nostri successi estivi, quindi diciamo siamo partiti con quello che per me è la nuova Warner e nello stesso tempo ci proiettiamo verso il 2024 dove partiremo da Sanremo, che come ha detto Alessandro è un momento strategico per tutta l'industria e anche per tutti noi. E Dai, qui... gli ultimi due direttori artistici c'è quasi una coincidenza tra il podio o comunque le prime dieci posizioni e poi chi performa meglio in chiave streaming. Quindi. Sì, diciamo che dal mio punto di vista gli ultimi direttori artistici, e mi permetto di dire soprattutto Amadeus, si sono concentrati realmente sul repertorio e sulle canzoni, eh, tenendo conto anche dell'impatto che queste avranno dal giorno dopo. No? Quindi, diciamo che negli ultimi anni, per fortuna, la classifica di Sanremo rispecchia il mercato, ma al di là della classifica che poi diciamo ha la giusta importanza durante quella settimana, ma Sanremo delivera dischi di successo, brani di successo che certificano. Nelle settimane successive e nei mesi successivi. Perfetto. Principe persone. Bene, beh, ehm, non possiamo non dire che quest'anno per, per noi è stato un anno davvero incredibile dal punto di vista di, di successi. Questa cosa è un fatto ed è, ed è il frutto di un lavoro che stiamo continuando a portare avanti. Come Azienda moderna. Azienda moderna oggi cosa significa? Un mercato che cresce. Un mercato che cresce, fatecelo dire, anche in maniera più veloce rispetto ad altri paesi consolidati, perché l'Italia a un certo punto è stata più lenta nella crescita, soprattutto nel consumo digitale, e adesso si sta portando ai livelli, e c'è ancora dello spazio, di consumo come nel resto d'Europa o del mondo. Questo cosa significa? Significa che apre tante nuove strade e opportunità. Nel produrre e continuare a supportare la crescita dei nostri artisti, perché noi come aziende siamo basicamente questo, scovare talenti e aiutarli a crescere. Questo aiutarli a crescere significa lavorare su più piani, lavorare con inserimento di persone all'interno delle aziende che hanno i nuovi linguaggi del digitale, linguaggi i linguaggi culturali nuovi che si stanno sempre più, eh, perché l'urban sta diventando sempre più mainstream, perché c'è più gente che si avvicina all'urban e quindi lavorare con chi produce urban eh, necessita a, assolutamente di persone all'interno delle nostre aziende che supportino quel tipo di paradigma di linguaggio, di comunicazione, di promozione, di marketing e di consumo. Quindi ogni anno si evolve questo, ma l'opportunità di crescita sta anche nel pop, sta nel rock. Cioè, più aumenta l'audience e più si può andare a lavorare su tanti settori che fino a un certo punto potevano essere di nicchia e oggi no. Poi noi abbiamo avuto la fortuna e la bravura e la capacità quest'anno di, di lavorare con i maneskin che insomma sono un benchmark ormai per la musica italiana nel mondo. E quando dico la fortuna, la capacità, la bravura, è un album uscito a gennaio lavorato dall'Italia con tutti i partner a livello globale, con tutte Anche le questo nazioni. questo è interessante, lavorato dall'Italia, non era automatico dopo il successo all'Eurovision. Non era all è stato un lavoro certosino, lungo, in accordo con la band, col management, con la label nostra e con tutte le divisioni internazionali ed è stato, ed è stata ed è e continua ad essere un'esperienza incredibile. Tra l'altro, su un gruppo rock in fondo, quindi un po' al di fuori degli schemi mondiali di consumo della musica. Quindi, lavorare con i nostri grandi partner partendo dall'Italia, dalle strutture italiane sia di label che di partnership, e allargare tutto questo al mondo facendo operazioni incredibile in, nazione per nazione, è un orgoglio, un vanto, ma anche una grande responsabilità. Quindi è ovvio che, come dicevamo prima, la responsabilità di questa, di questa industria è ci troviamo ancora in un momento di grande crescita, di grande crescita. La nostra, il nostro valore aggiunto è quello di induare sempre prima i trend che possono supportare i nostri artisti vivi, mainstream eh, o di catalogo, che è un tema fondamentale, visto che parliamo di economia e finanza, per dare diciamo, lustro e continuità a questa industria. Ottimo, Dino. Io sono contento di allinearmi alle vibrazioni positive dei miei colleghi. Good vibration. Ra raddoppio la dose: nel senso che credo sia importante dire che BMG eh, è, è l'unica tra le aziende eh, di questo panel a occuparsi le stesse persone si occupano sia di discografia che edizioni musicali. Uh, BMG, nonostante il nome, questa BMG è un'azienda uh, di nascita molto recente, quindi con un catalogo molto, molto giovane. E quindi la nostra mission doveva fin dall'inizio, la nostra mission discografica essere necessariamente diversa da quella delle major. Uh, quindi la nostra corsa non è necessariamente ad avere il maggior numero di artisti che streamano la maggior quota di mercato, ma cercare di unire l'aspetto editoriale a quello discografico. Abbiamo poi maturato anche un certo expertise nel gestire artisti di un certo tipo che non sono quelli che necessariamente streamano, ma che possono comunque funzionare. Eh, L'esempio più lampante eh, de dell'anno scorso a cavallo con quest'anno è stato il disco di Francesco Cuccini e abbiamo fatto una scelta molto coraggiosa, oggi legittimata, ma prima di farlo non lo era assolutamente, dove Universal tra l'altro ci ha dato una grossa mano nel credere eh, con noi a questo progetto e cioè di uscire con un disco Solo in formato fisico. In molti mi hanno chiesto: Ah, ma voi siete contro lo streaming? Assolutamente no. Credo che oggi ci sia una quantità tale di musica e una quantità tale di canali dove si può usufruire di musica che, che ogni piccolo target necessita del prodotto ideale per questo target. Quindi c'è ancora spazio per i formati fisici. Lo dimostra il vinile, lo dimostrano. Alcuni prodotti ancora più di nicchia come per esempio le musica set? Assoluta, assolutamente sì, probabilmente quello, quello che noi abbiamo, eh, insomma forse anche noi dell'industria eravamo increduli quando qualche anno fa i vinili hanno iniziato a essere richiesti, forse anche noi pensavamo fosse un trend del momento, oggi dopo cinque anni possiamo dire che è un trend stabile. Poi magari parliamo anche di approccio al catalogo, certo. come è cambiato oggi rispetto a quello di qualche anno fa. Certo, di nuovo Massara, eh, ieri in GFK c'è stato un importante annuncio, chi segue il settore lo ha letto sui giornali, cambiano le classifiche dal 2024, cambiano un po' diciamo così le metriche. Eh, volevo un tuo punto di vista su questa novità. Beh, le classifiche devono cambiare eh, nel tempo per adeguarsi a, al mercato. Evidentemente il mercato cambia, devono cambiare anche le classifiche che misurano eh, il nostro mercato. Ovviamente devono, i, i cambiamenti devono essere equilibrati e devono essere condivisi, cosa che, che è avvenuto anche in questo caso. Um, Sai, eh, io sono della vecchia guardia, per cui sono partito che c'erano i CD, ancora prima i vinili, poi abbiamo messo il download, poi lo streaming, eh, adesso entrerà dalla, da gennaio entrerà anche YouTube, finalmente eh, aggiungo in classifica, ehm, era, una, eh, era qualcosa eh, di cui abbiamo parlato tanto negli ultimi anni, bisogna trovare il momento giusto e il modo giusto, l'abbiamo fatto eh, penso nel modo giusto. Eh, e così tante altre innovazioni che ci sono nella classifica del primo eh, gennaio del 2024. E introdurremo anche una classifica del fisico. Eh, fino ad oggi avevamo una classifica del vinile, avremo una classifica del fisico di 20 posizioni appunto per valorizzare eh, quegli artisti e quei segmenti di mercato di cui parlava. Dino, che, è, che fino adesso forse avevamo un po' trascurato, uh, comunque hanno, un, uh, hanno certamente una dignità importante. Um, stavo guardando ieri o l'altro, ieri le classifiche tedesche e ho visto che tre dischi dei Beatles in top ten, i Rolling Stones in top 10 perché quella classifica tedesca è redatta in un modo diverso, dove si dà molto, um, molto peso al valore. Del, 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 del disco venduto e mi ha fatto riflettere onestamente eh, per cui è importante aggiungere novità ci sono anche delle novità tecniche non voglio annoiare nessuno si possono leggere eh, correggetemi se sbaglio sul sito della Fimi tutte le, tutte le novità mi dicono che l'Italia insieme all'Inghilterra è l'unico paese del mondo dove le, le, le regole fra della classifica sono, sono, sono pubbliche per cui penso che sia anche un un segnale molto importante del, del nostro settore. Voglio ribadire il fatto che questa classifica è stata condivisa con, 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 con varie parti dell'industria, soprattutto voglio ringraziare eh, il PMI che ci ha dato una mano importante per, eh, per la redazione di queste classifiche, per cui eh, penso sia condivisa e l'abbiamo fatto in maniera scientifica con i dati che GFK ci ha, eh, ci ha fornito e che ha analizzato per noi e, e abbiamo potuto studiarli. Grazie. Pico, eh, tu hai la fama insomma anche di un po' di scopritore di talenti, diciamo, di hitmaker, eh, da quando hai cominciato a, confrontarmi, a, conf a confrontarti con questo settore, eh, com'è cambiato un po' il lavoro, il lavoro di chi va a caccia, dei talenti, ti allora, trasforma in hitmaker? Sì, sì, io nasco come NAR e probabilmente morirà, morirò come NAR e quindi sarò un NAR per il resto della mia vita. Sì, è cambiato molto, diciamo da quando ho cominciato eh, ho iniziato a fare l'ENAR lo facevo per quanto riguarda il repertorio dance, quindi la ricerca era completamente diversa rispetto all'approccio che abbiamo al pop ed è cambiato anche il modo di ricercare questi talenti. Diciamo che un tempo si andava molto di più in giro, eh, si frequentavano i locali. Forse mm. era anche più divertente da un certo sì. punto di vista. Ma no, guarda, secondo me non esiste meno o più divertente. E, mh, per me il divertimento è sempre stato scovare il talento giusto e farlo funzionare. Quindi ver l'adrenalina vera per me non è quando trovo un talento, ma è quando un'azienda come la nostra ha una visione su un talento, ha una visione su come sviluppare quel talento e riesce a farlo. No? Quindi il gol finale è veramente il risultato finale. Detto questo, adesso diciamo che la tecnologia aiuta molto, ci sono tanti tool anche che aiutano molti a Enar. Io sono uno che crede nella tecnologia, ma secondo me il fiuto umano e il fiuto dei, 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 dei colleghi è fondamentale. Non ci si può basare solo sulla tecnologia per trovare un nuovo artista. E quindi dal mio punto di vista c'è sempre un ruolo fondamentale all'interno della casa discografica che è quello delle e del direttore artistico, perché tutto quello che noi facciamo gira intorno ai talenti e alle loro canzoni e al loro repertorio. Un piano marketing incredibile senza una grande canzone, senza un grande talento è un piano marketing che non porta da nessuna parte dal mio punto di vista. Certo, non sono influencer, non sono soltanto influencer, ma sono soprattutto creatore di contenuti. Esatto e, e aggiungo che oltre a trovare talenti, il grande lavoro viene fatto anche dagli editori, quindi mi collego a quello che diceva Dino perché diciamo gli ENAR che lavorano all'interno di gruppi publishing e diciamo tutte le aziende sedute Uh, qui oggi hanno un uh, team uh, publishing molto molto forte un team in area all'interno dei team publishing molto forte perché gli artisti hanno bisogno di autori con grandi canzoni perché la verità è dal mio punto di vista è che una canzone cambia le carriere al di là di cambiare le nostre vite perché un, dietro una canzone c'è sempre un'emozione un, un matrimonio una storia d'amore una fine di una storia d'amore le canzoni possono realmente cambiare anche le carriere degli artisti. Quindi voglio sfruttare questo momento anche per ringraziare tutti i team publishing che ci supportano ogni volta che ci approcciamo allo sviluppo di una carriera di un artista. Perfetto. Principe, innumerevoli, lo diceva prima Pico, i cambiamenti che la vostra industry, la discografia ha attraversato. Ecco, lato lavoro, ehm, quali sono gli impatti di questi cambiamenti? Sul vostro lavoro ma guarda, mi aggancio a quello che giustamente diceva Pico, che è la parte fondamentale, diciamo, delle nostre aziende: quello di mettere l'artista al centro. Questo è un must di questa industria, e supportarlo in tutti i modi possibili nella creatività e nello sviluppo delle sue carriere. Ecco questo, questo, questi concetti finali si riversano all'interno delle nostre aziende con una evoluzione continua nel modo di lavorare, di rapportarsi e delle persone con cui devono rapportarsi i nostri artisti. Questo da mille punti di vista. Ovviamente noi abbiamo la fortuna di lavorare con la passione che è centrale nel nostro lavoro e quello dello sviluppo degli artisti, ma la complessità di questa industria, che nasce proprio dall'evoluzione tecnologica e dai consumi, ieri c'è stato il panel di FBI, Engaging in Music, è? ed è stato evidente come il consumatore, l'utente finale, il fan negli ultimi anni si rapporta all'ascolto, alla fruizione della musica in maniera diversa, ma questa maniera diversa è ogni sei mesi cambiano le abitudini. E allora noi cosa dobbiamo fare? Il nostro lavoro, una parte del nostro lavoro è cercare di supportare tutto quello che è stato già detto attraverso un know-how e delle persone che aiutano gli artisti nel miglior modo possibile nel, nella costruzione delle loro carriere. Ma a 360 gradi, che cosa voglio dire? Che l'innovazione tecnologica ci permette, attraverso la mole di dati che tutti noi riceviamo, attraverso la consumption di digitale di analizzare nel miglior modo possibile questo tipo di consumi e cercare di trovare delle risposte nell'ottimizzazione del lavoro che facciamo nel marketing, nella promo, in collaborazione con tutti i nostri partner. E questo è un lavoro complicato, ma così affascinante perché questa miscellanea tra passione, tra talento e razionalizzazione di aziende che devono spendere, che devono investire Abbiamo detto partiamo da un'industria florida che cresce dal punto di vista economico e finanziario. Allora l'investimento migliore è cercare opportunità nuove nei consumi, rispondere a queste nuove esigenze. E ci sono mille di questi esempi. Mille di questi esempi sono Ormai molti di noi cominciano a chiedere una canzone attraverso la voce, attraverso i voice speaker, cosa che fino a cinque anni fa si parlava di click. Allora, come si fa marketing e come si supporta il consumo di questo attraverso i voice speaker? Con delle attività di marketing che evolvono di volta in volta attraverso anche la tecnologia. Oppure, la base utenti di ascolto della musica cresce esponenzialmente anno su anno, non è più soltanto un mainstream o un pezzo. Che funziona, ma esistono i cataloghi, esiste, esiste il pop, esiste l'urban. Allora, come facciamo noi ad indirizzare queste attività? Con un'analisi sull'audience e noi abbiamo la fortuna di poter entrare all'interno di questi meccanismi di dati e attraverso machine learning, intelligenza artificiale, ma soprattutto attraverso le persone, supportare i nostri artisti nei piani marketing e di comunicazione migliori possibili. E questa è la grande forza che noi oggi abbiamo come industria, il fatto di anticipare i trend, anticipare i trend dal punto di vista dell'entertainment. E questa è una forza enorme di trasparenza nei confronti dei nostri artisti, che è un altro must. Giusto. No, sorrido perché è una battuta che prima ho fatto con Alessandro. Eh, prima parlavi di speaker, di capacità di leggere i dati. Secondo me è come se fossimo letti più di quanto noi stessi immaginiamo. Cioè io mentre arrivavo qua sono un fan di battiato di vecchia data, nelle cuffiette stavo ascoltando la stagione dell'amore. Ho visto Alessandro, l'ho salutato, ho spento. La, in streaming giù è passata casualmente la stagione dell'amore. Qualcuno futuro. mi guarda... È entrato nella porta del futuro. Qualcuno mi guarda esatto. in casa e non lo sappiamo. Vabbè, no, pensavo comunque. che Alessandro ti avesse consegnato il fisico. Esatto. <ride> no, ce l'ho, ce l'ho, dell'epoca. No, però guarda, è una Butad. Però è ovvio che viviamo in un mondo di dati... Eh, questo è palese al di, al di là di questa industria. Ecco, il nostro lavoro e la forza del nostro lavoro è quella di saper leggere e accompagnare nel cre nella crescita dei nostri artisti, che sono migliaia, repertori infiniti di tutti noi, nell'andare a ottimizzare questo tipo di attività. Ed è, ed è affascinante, è complesso e c'è bisogno di questo mix di esperienza e di. Giovani e di giovani, di persone che hanno un know-how completamente diverso, un approccio completamente diverso, un consumo completamente diverso. E questa è la parte ancora molto affascinante: trend setting della nostra industria. Verissimo. Eh, Battiato, è anche un pretesto per finire a parlare di cataloghi. E con chi farlo se non con, con BMG che è eh, diciamo. Un punto di riferimento da questo punto di vista, c'è cioè una società di publishing nobilissima che ha tanti eh, autori importanti in catalogo e non solo. Ecco quanto è importante il catalogo eh, nell'epoca dello streaming, la cronaca finanziaria di tutti i giorni ci dice che è importantissimo perché ci sono numerosi fondi di investimento eh, che sono particolarmente attivi e la stessa BMG è molto attiva. Eh, se leggete i nomi eh, degli artisti che a livello internazionale ha comprato i repertori che ha comprato nell'ultimo anno, insomma, spaziamo eh, veramente da nomi nobilissimi, insomma, dagli Hollies ehm, ai Primal Scream. Insomma. Stavo, stavo pensando che in realtà catalogo è una parola con un brutto suono, e anche se, co come spesso facciamo noi dell'industria, la traduciamo in inglese per renderla più cool, catalog, comunque suona male. Eh, però cioè, i cataloghi piacciono i cataloghi cioè, piacciono il catalogo delle navi di Omero cioè la storia <ride> dell'umanità è piena di cataloghi ne, ne, nella musica non piace vedo, vedo tanta gente giovane probabilmente studenti sono convinto che se dicessi loro venite a lavorare al catalogo rispetto a fare le Enar probabilmente mi direbbero fattelo tu che sei vecchio e ne sai sicuramente di più io, io ho iniziato personalmente a lavorare sul catalogo Inemi e non ero felicissimo, anche se mi aveva e ha un catalogo forse tra i più belli mh, della musica leggera, e mi sono accorto dell'importanza del catalogo quando ai tempi se Vasco Rossi o Tiziano Ferro non consegnavano un disco che doveva fare il budget dell'anno, arrivava il presidente di Corsa, ragazzi vi dovete inventare qualcosa. E, e, e da lì ho capito che forse anche rispetto a Leonardo, chi gestisce il catalogo ai tempi, e oggi più che mai deve sicuramente avere uno spirito molto creativo. BMG, che è l'ultima nata, nonostante il nome, tra, tra le aziende discografiche sedute a questa tavola rotonda, all'inizio ovviamente per costituire un repertorio ha dovuto iniziare a comprare cataloghi. Um, rispetto ad allora, oggi abbiamo una marcia in più, cioè, se da una parte ci siamo accorti che c'è una nicchia. Di acquirenti a cui piace comprare il fisico e credetemi le persone sono contente di spendere soldi per i dischi e più realizzi dischi costosi belli ricercati con materiale importante con ciccia quindi quando non tira il sole la gente rimane affezionata al catalogo fisico in più abbiamo anche il boost dall'aspetto digitale cioè Abbiamo tutti, anch'io sono un amante del fisico, poi però la musica l'ascolto su Spotify perché è molto più comodo. Quindi le voci di entrate dal catalogo oggi rispetto a qualche anno fa sono raddoppiate. Sono cambiati ovviamente i modi di promuovere il catalogo. Quello fisico con delle metodologie un pochino più tradizionali, eh, quello dello streaming con metodologie che, che di settimana in settimana. Vengono fuori recentemente noi con Sony Music alla fine abbiamo fatto una grossa operazione di catalogo con gli Articolo 31 che hanno fatto Sanremo, è uscito un singolo. BMG è proprietaria ed editore praticamente di tutte le hit degli Articolo 31, che poi hanno fatto un tour dedicato alle hit che è un ulteriore boost. È una grande operazione di catalogo. Ma vedo anche, guardando in casa nostra, il brano più suonato. Dell'intero catalogo editoriale discografico BMG, un brano del 1987 che ai tempi venne bollato come roba usa e getta. Il brano è Never Gonna Give You Up di Rick Astley. Che grazie a mio figlio piccolo, è un fan assoluto a nove anni. Che, che, che grazie a una serie di operazioni, di meme, di sincronizzazioni, fa dei numeri oggi. Che, che, che ai tempi sarebbero stati impensabili. I nuovi metodi di, di catalogo ho, ho notato recentemente, con una certa ironia, una certa furbizia, Mariah Carey, Hola Want for Christmas as You. È vero che è un classico di Natale, ma quando c'era il prodotto fisico, per gli stock, per le classifiche, per lo stampaggio, era impossibile riportare quel disco al numero uno tutti gli anni. Da quando lo streaming ha preso piede, lei stessa quest'anno si è messo in gioco, ha, ha, ha fatto questo micro video dove lei è congelata la sera di Halloween. Si sveglia la mattina dopo, primo, primo novembre. Finalmente e ora possiamo tutti ascoltare Ola Want for Christmas del talent es, proprio esattamente. Quindi un, un approccio nuovo al Poi le strade che portano ai cataloghi sono veramente infinite perché. Appunto prima, come dicevi, tu mh, ci voleva un best-of, ci voleva un'operazione particolare, magari sotto le, le feste. Adesso magari basta una serie televisiva che ha fatto una sincronizzazione con un pezzo e torna o, quella o canzone. O TikTok. Ma, ma basta, passaggio. sì, o TikTok un passaggio televisivo di quelli giusti. Uh, io stavo guardando il film di... Come molti di noi, di Paolo Cartellesi, ci hanno infilato un brano di Lucio Dalla e un brano di Fabio Concato completamente dimenticato, che in queste ultime settimane è stato ascoltato da milioni di persone che dicono: ah ma guarda, esisteva anche Fabio Concato parlare e parlare scriveva anche Silvestri, dei Beppe insomma. per non parlare di Daniele Silvestri. No, certo. Sì, no, torniamo al discorso di prima, le grandi canzoni sono eterne, quindi alcune canzoni vengono continuamente riscoperte grazie anche a questi tipi di attività, quindi dalle sincronizzazioni, ma anche semplicemente a ciò che può accadere su TikTok e quindi tuo figlio di 9 anni riscopre una canzone di molti anni fa alcune sono più operazioni veloci, usegetta, automatiche, quella di Maraia, noi torno a parlare di Guccini, in realtà è nata nel 2015 con un'acquisizione editoriale, e allora quando tu fai un'acquisizione editoriale devi presentare all'azienda un programma di rientro, ok, come facciamo? Ci siamo messi a registrare le canzoni di Guccini, a lui è tornata la voglia di cantare e quindi quest'anno con un disco che è uscito la settimana scorsa, Completiamo un lavoro su Guccini che ovviamente porterà molto beneficio anche alle canzoni storiche del catalogo di Guccini. Ma per assurdo, nell'epoca dello streaming, anche i cori dei tifosi diventano <ride> operazioni di catalogo. Penso a Noemi che i napoletani a sì, questo sì. panel ricordano particolarmente, ma non solo, Pioli on Fire. Ma guarda, mi permetto di agganciarmi a questo discorso perché noi abbiamo la fortuna di. Di, di lavorare, di essere, diciamo, owner di, una, di un catalogo della musica italiana incredibile. E questo catalogo della musica italiana incredibile, esattamente come dice Dino, mai come oggi, ci, ci permette di lavorare ehm, in maniera completamente diversa nella Discover, perché è un tema quello di come oggi. L'audience scopre i pezzi in maniera completamente differenziata. Quest'anno sono stati gli 80 anni della nascita di Lucio Dalla e Lucio Battisti. E allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di costruire prodotti fisici. Um, prodotti digitali nel senso andare a lavorare su tutti i media per far conoscere a ah, persone che fino ad oggi non hanno mai ascoltato perché ce ne sono ancora un'infinità in e qua torno alla lettura del dato. La, leggere il dato significa che si possono scoprire consumatori, utenti che magari ascoltano la musica urbana, la musica pop del giorno, de, de, dei, giorni, oh, dei giorni nostri e che simultaneamente attraverso questo tipo di musica scoprono Artisti di catalogo, e su quelli vanno a scoprire la profondità del catalogo nuove canzoni. Questo è esattamente il contesto che dicevamo prima. Su Lucio Dalla, visto che è stato citato, permetteteci di dire come si innova: si innova anche con un altro modo. Abbiamo avuto la fortuna di trovare questo concerto che Lucio Dalla aveva fatto nel 1986 al Gate. E non è che abbiamo soltanto costruito mettiamolo su TikTok o facciamo qualcosa, abbiamo costruito un film. Abbiamo prodotto un film dalla regia di Walter Veltroni che fino a ieri è stato al cinema. Abbiamo costruito un nuovo prodotto fisico e digitale. Abbiamo studiato una strategia per far conoscere non solo a chi conosce Lucio Dalla, ma a chi soprattutto non ha conosciuto un grande artista come Lucio Dalla, su diversi media, un grande attore della musica italiana. quindi... La, la, la difficoltà, ma ripeto anche la, la bellezza, è che non necessariamente dobbiamo parlare sempre solo di un meccanismo premium o TikTok. Eh, la bellezza di questo lavoro oggi è davvero di avere un audience così ampia e di lavorare, di lavorare su più fronti in maniera molto precisa, puntuale, sempre a supporto de, di quello che rappresenta il nostro asset più importante, che sono gli artisti. Alessandro, anche il rosso e il blu, e lo dico da bitolsiano militante, sono state una straordinaria operazione di catalogo in un certo senso. Beh, mi sembra evidente, hanno rappresentato le colonne sonore di, di, di parecchie persone nel nostro paese e nel mondo per tanto tempo, per cui quella è stata un'operazione importante. Io ho ascoltato il nuovo brano dei Beatles per la prima volta a maggio, ero in California per lavoro e ce l'hanno suonato tre volte. Sono tornato e ho sentito un nuovo brano dei Beatles, in ufficio, e eh, invece il brano mi era rimasto dentro per tanto tempo. Poi ho visto i video, il documentario, è stata una bellissima operazione. E devo dire che, che le prime volte che ascoltavo il brano mi sono anche abbastanza emozionato da appassionato di musica, ma è un'emozione... E vedi John Lennon, una canzone nuova, è una cosa che, che per chi fa il nostro lavoro è una cosa importantissima. E immagino, insomma, almeno io faccio questo lavoro perché mi emoziono per la musica e quello mi ha dato una, una scossa importante. Però volevo aggiungere una cosa al catalogo: ho sentito i miei illustri colleghi parlare di catalogo di grandissimi artisti che amiamo tutti. E che abbiamo... Ma la verità è che il catalogo vero oggi per noi, sono brutale, eh, è. Il catalogo degli ultimi dieci anni, questo è il catalogo più importante per noi, quello che è chiamato Young Catalog, perché è il catalogo eh, più vicino ai nuovi ascoltatori di, di, di musica e, e, e anche più vicino ai gusti dei nuovi ascoltatori di musica. Eh, per cui quando, quando persone della nostra generazione, Francesco, parlano di catalogo, pensiamo ai Le Zeppelin, ai Beatles, agli Eagles, non so, eccetera. ma il vero catalogo è eh, il ragazzo di 15 anni che oggi scopre Insta Love di eh, Marrakesh e Pechegno da Santeria di, di appena sette anni fa, perché sette anni fa quel ragazzo di 15 anni aveva otto anni, quindi non ascoltava questa musica, oggi lo riscopre e il brano come sapete è tornato prepotentemente in top ten dopo il Marrakedon eh, e grazie eh, ovviamente a un trend... Eh, importante su TikTok, che è il nostro un nuovo mantra, però è comunque un modo per riscoprire il catalogo, quello è Young Catalog, eh, ed è una parte importante dei revenues dell'industria dell discografica in questo momento. Ottimo, vogliamo chiudere come facevamo l'anno scorso, manca una manciata di minuti, chiederei a ognuno auspici e propositi per il nuovo anno, l'anno scorso mi ricordo che eh, la cosa che ha appena detto Alessandro la profetizzò, disse, vedrete che nel 2023 ci sarà un'importante declinazione live eh, della musica urban e poi così è stato, quindi non lo so, magari ci riserverete... Allora riparti tu, allora, tu Ale perché... Stavo pensando. Che adesso vi dico chi vincerà il prossimo Sanremo a tutti a scommettere, eh, non so, nemmeno, podio, non so nemmeno chi parteciperà a Sanremo perché il direttore artistico che mi sa che oggi ha un panel, non ci dice mai niente fino all'ultimo secondo. Anzi, come giusto, com giusto, che sia, è onore al merito. Eh, lo, lo fa veramente anche con noi, perché c'è un mito che vuole che noi discografici, soprattutto io, appartenenti a grandi aziende, governiamo tutto, sappiamo sì, esatto. tutto. Ecco, ve lo dico. È già è, tutto fatto. È un mito, non è così. Welcome eh, to the machine. Esattamente. Nel 2024, non lo so, io penso che, eh, che, che ci sarà, eh, non è che ci sarà, già accade, noi, noi tendiamo... A schematizzare tutto, a, a, a incasellare tutto perché è più facile e la nostra mente riesce a digerire i fenomeni più facilmente quando sono incasellati. Io penso che chi ascolta musica oggi, eh, levato quelli che sono i talebani del rap, eh, ci sono, oggi i ragazzi non gliene frega niente. urbana, non urbana, pop, eccetera. I ragazzi ascoltano la musica. Se gli piace bene, se non gli piace bene, penso che cadranno ulteriormente gli steccati fra i generi. Eh, e parlare di ur urban, e oggi, oggi urban è pop, non, che, che, che significato ha? Condivido quello che ha detto Pico prima, quello che importa sono le canzoni. Eh, sono loro al centro di tutto, sempre. Per cui, abbattimento degli steccati. Giustissimo, Pico? Guarda, condivido in pieno quello che ha detto Alessandro, e secondo me l'anno prossimo sarà l'anno delle altre nicchie. Cioè, io credo che... Uh, diciamo ci sarà spazio per uh, altri generi musicali sempre di più e quindi noi come azienda stiamo investendo assolutamente sull'urban che è il core del mercato in questo momento ma anche sugli altri segmenti musicali è quello che è accaduto negli Stati Uniti dove diciamo i, i, la musica tradizionale messicana contaminata con l'urban sta dominando quindi chissà se accadrà qualcosa di simile anche nel nostro paese. Abbiamo tante tradizioni regionali, tra virgolette, che si, si prestano a queste cose, in parte già succede. Sì, sì, magari non, non parlo proprio del, del folk regionale, eccetera, ma esatto, ma, ma non si sa mai, magari la Tarantella urbana è un attimo, eh, quindi, quindi vediamo. Lino. Sì, no, ma... Siamo d'accordo nel senso che il trend per l'anno prossimo, dal punto di vista artistico e musicale, è assolutamente questa evoluzione nel senso di convergenza e contaminazioni tra i vari generi. Questo è un fenomeno proprio perché nasce dal fatto che sempre di più ci sono tanti nuovi consumatori che si affacciano alla musica, alla passione della musica, perché un altro elemento fondamentale è che rispetto a. X anni fa, oggi, l'accesso alla musica è per tutti always on in qualsiasi momento facile, è cioè... più facile e non è di nessuna casta mediatica o sanremese o mettiamoci dentro quello che volete. Allora è, è naturale e normale che i gusti, perché è una passione, è un gusto, vanno a contaminarsi. Quindi sicuramente la tendenza sarà questa. Ecco, diciamo che noi sempre di più anche attraverso l'innovazione tecnologica che comunque in qualche modo supporta questa industria sarà sempre più nella direzione di, di, di attenzionare e supportare i nostri artisti attraverso una trasparenza totale perché questo è un tema molto molto chiaro questa industria qui rispetto all'intero audiovisivo è, è un'industria che quando diciamo mettiamo gli artisti al centro e curiamo i nostri artisti, li curiamo anche da quel punto di vista. L'innovazione tecnologica va anche in quella direzione di totale trasparenza certo. anche nei confronti dei nostri artisti, di royalties, di dati, di tutto. Quindi andremo sempre più in, questo, in questa Ottimo. direzione. Ottimo. Dino, tuo pensiero flash? Io, io proverei a chiederlo all'intelligenza artificiale. Qual è la tendenza non per il 2024? Chiusura migliore di questa. Allora ringraziamo Dino Stewart, Alessandro Massara, Pico Cipelli e Lino Principe. Buona serata e buona continuazione.